Ciao. Ciao. Io sono Anna. Io sono Daniele e benvenuti nel nostro canale. Qui troverete recensioni proprio come quella di oggi, tutorial, guide e ovviamente tutto fatto su base storica, principalmente medievale, ma comunque storica. Allora, oggi parliamo di un argomento molto importante e abbiamo pensato di cogliere l'occasione per fare anche una piccola recensione, anzi un unboxing. Visto che per noi è essenziale, oggi parliamo dell'acciarino. Ne avevamo già uno, però abbiamo pensato che fosse meglio averne un altro, perché non si sa mai, e quindi abbiamo mandato a prendere questo. Il pacchetto arriva così. Eccolo qua. In realtà è anche molto ben impacchettato, cioè il packaging, come si dice oggi, è fatto veramente bene. E una volta aperto abbiamo la scatolina di betulla molto carina e dentro abbiamo l'acciarino molto semplice ma molto funzionale, carino, pratico, insomma molto bello. La cosa particolare è che è anche abbastanza grande, lei riesce a mettere 4 dita all'interno, io no, che ho comunque la mano più grande, però 3 dita riesco a tenerle comodamente per riuscire ad utilizzarlo proprio con la pietra. Poi c'è una selce, che comunque è utilissima, se no il fuoco non si accende, e anche questa è molto grande, io pensavo dalle foto che fosse molto più piccolina, invece è comunque grande. E questo ovviamente va utilizzato facendolo scivolare sulla selce, anzi facciamo vedere anche un pochino. Non so se si riesce a vedere, ma le scintille sono parecchie. E poi all'interno della scatolina ci sono questi semini. Noi non sappiamo che tipo di semini siano, però sicuramente sono essenziali per l'accensione del fuoco e sono anche una discreta quantità, insomma, per essere comunque un piccolo kit e abbastanza economico come spesa. Non c'è poca roba dentro, quindi siamo piacevolmente contenti. Molto, 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 molto contenti. Allora, passiamo alla prova pratica. In realtà questi semini, come dicevamo prima, non sappiamo che semini sono, però vi lasciamo comunque nella descrizione il link dove poterlo acquistare su Amazon. E questi semini comunque fungono da esca per il fuoco. Infatti li andiamo un attimino a provare, prendiamo giusto un batuffolino piccolo, ovviamente si posiziona sempre sopra la nostra selce e si va semplicemente, come ho fatto vedere prima, eccolo qua, è già partito. Come vedete è bastato veramente poco e comunque già si crea del carbone. Come seconda prova ovviamente vogliamo accendere proprio un fuoco. Visto che il fuoco ci servirà per il prossimo video, approfittiamo e facciamo entrambe le cose. Quindi quello che vedrete sarà il fuoco nel prossimo video. E non utilizzeremo questi semini, utilizzeremo il cotone carbonizzato, quello che abbiamo visto nell'altro video, quello dell'accensione del fuoco appunto. Allora, ne prendiamo sempre uno a caso, poi ovviamente, come vi dicevamo l'altra volta, vi faremo vedere come viene preparato il cotone carbonizzato. Lo andiamo a posizionare come prima sulla nostra selce e ripetiamo il medesimo movimento. Ecco fatto, ha preso. Ci è voluto un po' di più perché mi si spostava continuamente l'esca. La mettiamo all'interno del nostro nido.
Ecco fatto. E il fuoco è partito. Andiamo a posizionarci i legnetti, ovviamente, eccoli qua. Il fumo ovviamente va nella nostra direzione, ma vabbè, è normalissimo. C'è anche un sacco di vento oggi, quindi. E niente, penso che con questo video abbiamo detto tutto. Spero che la visione vi sia piaciuta, che sia stato utile. E vi lasciamo il link. Ovviamente vi lasciamo il link in descrizione. Troverete i prezzi, troverete tutto quanto, le descrizioni. La nostra recensione è più che positiva, e a parte il fumo però siamo contenti dell'acquisto, e niente, lo concludiamo qui. Sì, grazie, okay. A tutti, alla prossima, ciao, ciao.